Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Rachele, la sposa prediletta. Poi Rebecca disse ad Isacco: «Ho disgusto della mia vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prendesse moglie tra le ittite come queste, a che mi gioverebbe la mia vita?» Così si conclude il capitolo 27 di Genesi e ci informa di come il disgusto per il comportamento di Esaù sia primariamente di sua madre Rebecca. È lei che ha riguardo per la discendenza eletta e che vuole una sposa buona per il figlio che ama. È principalmente la donna, vuole dirci il racconto, che tutela la casa. Isacco obbedisce a sua moglie e invia Giacobbe a cercarsi una sposa tra le figlie del popolo eletto, nella terra dei due fiumi, dove abitano i familiari di Abramo e dove già Abramo aveva mandato il suo servo a cercare Rebecca come sposa per Isacco. La storia del padre si ripete di nuovo in quella del figlio, con diversi dettagli. Anche Giacobbe si fermerà presso un pozzo e lì chiederà di Labano, fratello di sua madre. E proprio in quel momento al pozzo arriva Rachele, figlia di Labano, con il suo gregge. La giovane, nota il testo, era una pastorella. Si ripete di nuovo in Giacobbe il simbolismo del pozzo, che aveva caratterizzato già la comparsa di Rebecca. Anche adesso la sposa amata, scelta e eletta da Dio per il destinatario della promessa, si manifesta nel luogo dell'amore biblico. E anche in questo caso c'è l'offerta simbolica dell'acqua. Giacobbe rotola via la pietra del pozzo e fa abbeverare il bestiame della donna. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce, rivelandole che era parente del padre di lei, perché era figlio di Rebecca. Così si esprime brevemente Genesi 29 e nel riconoscimento dei due si dispiega ancora il canto delle generazioni e comincia una storia d'amore. Rachele introdurrà subito Giacobbe in casa di suo padre, che lo accoglierà come un figlio e gli offrirà di lavorare per lui. A questo punto il testo nota che Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lia e Rachele era la minore. Ma Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella, di forme e avvenente di aspetto. Per questo Giacobbe amava Rachele, precisa il testo. E per questo, pur di averla in sposa, Giacobbe si offre di servire a casa di Labano per 7 anni, che, nota ancora la Bibbia, gli sembrarono pochi giorni, tanto il suo amore era grande per lei. In poche semplici note, la Bibbia tratteggia l'amore umano, fatto di desiderio e di bellezza, di sacrificio e di determinazione, è sempre illuminato dalla tenerezza di Dio.